Salve. Salve. Il mio nome è Paolo Cajazzo. E cosa dirvi di me? Sono un italiano, nonostante sia un napoletano. E visto che si sta sempre festeggiando quest'unità d'Italia, 150 anni dell'Unità d'Italia, io ho una versione tutta personale, un po' alla napoletana, dell'evento storico. Il fatto è questo, statemi a sentire. Allora, se io oggi da napoletano sono un fratello d'Italia, lo devo a un piemontese, un signore di nome Camillo. Chi è Camillo? Penso il conte di Cavour. Questo signor Camillo, penso il conte di Cavour, una mattina si sveglia e dice: dobbiamo unire l'Italia. Benissimo. Se hai mangiato i peperoni la sera prima e hai fatto una nottata in merda, non prendere di primo mattino decisioni avventate. Invece no, gli prende proprio una fissa: dobbiamo unire l'Italia, dobbiamo unire l'Italia. Chiama un collaboratore, dice: abbiamo bisogno di un eroe, ce l'abbiamo un eroe forte. Dice: come, abbiamo Giuseppe Garibaldi, lo conoscete? Ha fatto X Factor? No, e allora non lo conosco. Dice: ma come, Giuseppe Garibaldi è l'eroe dei due mondi. E perché? Perché combatteva da noi e anche in Sud America. All'epoca eravamo noi che fornivamo gli stranieri ai sudamericani. Si procurano numeri di telefoni e Garibaldi. Di primo mattino squilla il telefonino e Garibaldi. Suoneria inconfondibile. Garibaldi di primo mattino, ancora un po' assonnato perché la sera prima aveva fatto un po' tardi, risponde: pronto, signor Garibaldi, sono io, dite. Signor Camillo vi vorrebbe parlare. Camillo chi? Penso il conte di Cavour. Ok. Garibaldi, mo, avevo capito, non avevo capito, forse sto ancora rintronato di sonno. Vado a vedere questi che cosa vogliono. Scende di casa e prende il primo tassì a piazza Garibaldi. Si mette nel tassì e dice: io devo andare da Camillo. E il tassì si fa: Camillo chi? Penso il conte di Cavour. E il tassì si fa: penso che mi devi dire dove abita, no? E Garibaldi dice: penso a piazza Cavour. Il tassì se lo porta a piazza Cavour, lo porta a destinazione, insomma sale, insomma nel palazzo, lo fanno accomodare in un salotto. Dopo una mezz'oretta si presenta questo uomo con gli occhialini. Garibaldi dice: questo è lui, lo frego sul tempo. Si alza e fa: piacere, Giuseppe Garibaldi. E l'altro fa: piacere, Camillo. Camillo chi? Penso il conte di Cavour. Perché pure Camillo non era convinto del cognome. Comunque, si mettono a parlare del più e del meno. Dopo un'oretta Garibaldi guarda l'orologio e dice: signor Camillo, penso che mi dovete dire perché mi avete chiamato. Penso pure io, finalmente pensavamo la stessa cosa. Che dobbiamo fare? Io vi ho chiamato per fare una spedizione. Dovete chiamare un postino, un Pony Express? No, ma una spedizione armata, ci vuole un condottiero. Lei è condottiero, io sono un condottiero proprio laureato. Che dobbiamo fare? Dobbiamo unire l'Italia, io vedo un solo stivale, c'ho un progetto in mente. Garibaldi tentennava, disse: vabbè, però io ho degli altri impegni, mo vediamo se riesco a conciliare le cose. Camillo capì la situazione, disse: Peppi, ci stanno esordi la comunità europea, ci esce una cosa anche per te. A questo punto Garibaldi disse: Cami, non ti preoccupare, mi libero. Che dobbiamo fare? Ci dobbiamo andare al sud. Benissimo, quante macchine dobbiamo fare? Ma come quante macchine? Qui dobbiamo fare una scampagnata, dobbiamo entrare nella storia, noi dobbiamo essere almeno in 1000. Ma io tutta questa gente non la conosco, disse Garibaldi. Cioè, non ti preoccupare, Camillo. Si misero su Facebook, fecero i 1000 contatti, organizzano la spedizione, partono da Quarto e vanno dritti dritti in Sicilia. 11 maggio 1860, fuori alle coste siciliane, ci sono due imbarcazioni con 1089 uomini a bordo. Minchia, i clandestini. Sulla prua, un omone con la barba bianca e la camicia rossa. Guagliù, ma Babbo Natale non veniva con la slitta. Ma non era Babbo Natale. Ma qua Babbo Natale era il nostro Peppino Garibaldi. Che disse: fateci sbarcare, sistemeremo il vostro futuro. E quella a fianco a te chi è? Che c'è la sua donna? C'è quella, è la mia eroina. Fateli sbarcare, sono narcotrafficanti. Perciò li fecero sbarcare. Peppi, e quando sbarcavi in Sicilia tu?
li fanno sbarcare. Dice, allora questa eroina dove sta? Dice, ma questa è la mia donna, spogliata a questa. Ma lascia sta, ma insomma, un equivoco, Garibaldi. Siciliani, tranquilli. Noi siamo venuti per liberarvi. Ma da chi? Garibaldi, se... Noi siamo venuti per restituirvi le vostre terre. Ma quelle già sono le nostre. Che devi fare, Piemonte? Te le devi prima prendere, fammi capire. Garibaldi, se... Guardi una camilla rugazza, ci ha mannata. Signori siciliani, perdonate, io non lo so se o capitan Vinduz che guidava la nave ha azzeccato la rotta, sono tanti giorni che siamo in mare, oramai ci troviamo, facciamo una guerra. Come facciamo una guerra? Così per lei poi facciamo una guerra. Ebbene, se no chi lo sente a quello? A quello chi? A Camillo. A Camillo chi? Penso il conte di Cavour. Ma che droga è arrivata in Piemonte? Oh, Piemonte. Cioè, non vi preoccupate, dobbiamo fare una guerra. Dobbiamo fare una guerra, ci abbiamo qualcuno da combattere? Cioè, sì, però perché dobbiamo combattere? Allora, Garibaldi capì la situazione, dice, Sicilia, ci stanno i soldi della comunità europea. Esce una cosa pure per voi, a questo punto i siciliani dicono, vabbè, combattiamo, non ti preoccupare. Ci abbiamo da qualcuno da combattere? Sì, ci abbiamo i Borboni. Ah, sì, Garibaldi, quella già è povera gente. O Piemonte, quelli sono i Borboni. I Borboni sono altri, ma sono cattivi? No, però se ci stanno i soldi della comunità europea, non ti preoccupare. Organizziamo questa battaglia. Quanti ne siete? E Piemonte disse, noi siamo 1000. Bene, e che cosa ci avete? 100 fucili. Boh, e che fate? 100 sparano al nemico e 900 sputano in faccia, fammi capire. Cioè, no, noi abbiamo l'artiglieria pesante. E che c'avete? Cioè, abbiamo 3 cannoni, che arsenale micidiale. Cioè, no, ma quello è la tecnica di Garibaldi, che li sposta sul fronte. Infatti è Garibaldi che ha insegnato a Che Guevara che il cannone si fa girare. Si organizza e la storia ritorna, come vedete, si organizza la prima battaglia a Calatafimi. I due schieramenti sono di fronte, da un lato vediamo 1000 garibaldini che camicie rosse stirate perché in prima uscita con 100 fucili e 3 cannoni, ma al loro fianco avevano 500 picciotti mafiosi. Che mazza e che fionda, però. Di fronte 5000 soldati dell'esercito borbonico completamente equipaggiati. Garibaldi chiamò i suoi e disse, guagliù, secondo me noi non arriviamo a domani. Quindi io mi apparto con la mia donna e mi faccio l'eroina. Voi se volete combattere vate a fasula a cocaina. E probabilmente per l'utilizzo di sostanze stupefacenti che vinsero la battaglia. O vinsero per il fatto. E i Borboni, vedendo 1000 camicie rosse avanzare, dissero, tranquilli, è un gay pride. E così si fecero prendere da dietro. E in 15 giorni, conquistano l'intera Sicilia. Dopo 15 giorni salutano i mafiosi siciliani ringraziando per l'aiuto, passano lo stretto, vanno in Calabria, e in Calabria, 'Ndrangheta! Ebbero l'aiuto della 'Ndrangheta. Arrivarono in Campania ed ebbero l'aiuto della Camorra e Garibaldi disse, ma tu lo sai che al sud veramente sono organizzati? Ma l'obiettivo era la capitale del regno delle due Sicilie, cioè Napoli. Allora diressero su Napoli, però prima di arrivare a Napoli si fermarono a Teano, dove ci fu il famoso incontro, lo ricordate? L'incontro con re e la famosa frase, obbedisco. Secondo me invece andava diversamente, perché Garibaldi, vedendo il re, scese da cavallo, mise il piede storto, sentì crack nel ginocchio e disse «Omenisca!». Lui capì «obbedisco» e la storia è andata come è andata. Però la storia viene scritta dai vincitori. Ora, per fare questo pezzo mi dovevo documentare, non avendo più un libro di storia a casa, mi sono affacciato su internet per avere una rinfrescata. Ma invece di avere una rinfrescata, ho avuto una doccia fredda.
Io ho scoperto che all'epoca nelle casse del Banco di Napoli c'erano 443 milioni di lire, una cifra che riportata ai giorni d'oggi farebbe avere un'erezione anche a Tremonti. Nelle casse del Piemonte c'erano soltanto 20 milioni di lire in carta moneta, carta straccia con tutti i debiti che avevano contratto precedentemente. Da noi, al sud, c'erano 443 milioni di lire in lingotti d'oro che valeva tre volte la loro moneta. Ora, a questo punto, Camillo Penzo, Cafes non era. Evidentemente si era fatto due conticini, ma sono gli stessi che mi sono fatto io a distanza di tanti anni. E vi porto direttamente al risultato anche in maniera relativa. Praticamente, noi avevamo un potere economico 60 volte superiore ai piemontesi. Ora, in occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia, mica posso dire, voglio raggiungere una conclusione nostalgica dicendo che noi non abbiamo avuto una liberazione, ma abbiamo avuto una rapina. No, 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 voglio dire soltanto che abbiamo perso una grande occasione storica noi del Sud. Potevamo unirla noi l'Italia. E senza spargimento di sangue. Bastava andare a Torino, a Piazza Cavour, e dire: Camillo, ma tu e tutti gli amici tuoi, ma quando dovete avere? Grazie. Paolo Cagliazzo, Paolo Cagliazzo, grazie. Troppo buono. Si dice, diamo a Cesare quel che è di Cesare, al sud quello che è del sud, almeno la verità storica. La via di fuga è questa?